Uno degli aspetti più critici della pandemia è stato proprio il lockdown, la chiusura, il fatto di affrontare questi lunghi periodi chiusi in casa e tutte quante le limitazioni che da esso derivano. Pensate che i divorzi, secondo l'Istat, sono aumentati del 40% proprio a causa di questa convivenza forzata, no? In qualche modo, i famosi arresti matrimoniali. Pensate che prima invece la coppia si reggeva da sempre, da secula seculori, su un fenomenale rodaggio e una dinamica di rapporto infallibile fatta di presenze, assenze. Ti vedo, non ti vedo, ma se mi togli non ti vedo e ti vedo sempre, diventa un problema. Da sempre, no? Prima una era abituata a fare un bel saluto al proprio partner al mattino, affettuoso, caloroso, poi dopo via, tutta la giornata al lavoro, tutto il giorno fuori, certamente poi verso cena, la sera una rincasava e allora effettivamente lì quei 3, 4, anche 5 minuti di dialogo col proprio partner c'erano. Il capo non lo sopporto, zio si è rotta una gamba, ci sono i saldi da Euronics, buona la cotoletta. E dopo questo strepitoso scambio di vedute, sazi e felici, ci si piazzava davanti alla televisione. Allora magari lui ti faceva una carezza sulla mano, tu dicevi ho mal di testa, oppure tu facevi una carezza sulla mano a lui e lui diceva ho mal di testa, oppure vi dicevate direttamente abbiamo mal di testa, tagliando proprio anche la carezza, in una specie di minuetto fatto di toccate e fughe, ma soprattutto fughe, che sono il fondamento di una coppia duratura. Ecco lì che con lockdown, la pandemia, lo smart working, nulla è più come prima. Certo si andava a dormire uniti nella buona e cattiva sorte finché sonno non si separi, ma il cambiamento è stato estremamente netto, quindi uno ci ha avuto il fatto di trovarsi improvvisamente faccia a faccia col proprio partner 24 ore su 24, gomito a gomito, occhi negli occhi, col rischio pure, passando tutto quel tempo insieme, di riuscire a capire e scoprire chi sia veramente il tizio che hai sposato. Per evitare questa sciagura, ognuno di noi ha cercato degli spazi di autonomia. Quindi, chi si è inventato la cistite canina per scendere giù col cane 7, 8, 12 volte? Io, per esempio, ho due cani, ogni tanto qualcuno del palazzo, Francesca, ci presti il cane un'oretta che facciamo un giretto, per dire, no? Chi non aveva il cane si è buttato sulla spazzatura. Io ho degli amici che hanno risvegliato una coscienza ambientalista, ecologista incredibile, lì per lì. Hanno cominciato a fare la differenziata della differenziata. Cioè, se c'hai un fiammifero, separi lo zolfo dal legnetto, capito? Se c'hai lo yogurt, grazie. Se c'hai lo yogurt, effettivamente cominci a separare i fermenti vivi da quelli che ti sembrano un pochino più mortaccini. Qualsiasi cosa pur di scendere ai cassonetti 7, 8, 12 volte al giorno, e poi per carità è vero che ti sta un sacco al cuore il futuro del pianeta, della terra, eccetera, eccetera, ma ti sta anche un sacco a cuore il futuro tuo.